partito quando vuoi. I farmacisti lavorano a contatto con il pubblico, l'importanza di fare il tampone. È una bella giornata oggi di prevenzione e anche di solidarietà, tenendo conto che facciamo questo pit stop a tutti i farmacisti della regione, in collaborazione con l'ordine dei farmacisti di Perugia e di Terni, nonché con l'ordine dei medici che ci ha messo a disposizione questa ottima situazione per poter effettuare velocemente il pit stop. È importante proprio perché, come diceva lei, i farmacisti sono a diretto contatto, così come i medici, con il pubblico, e quindi essere essi stessi seguiti in questo momento di prevenzione per dare una sicurezza in più ai cittadini di non avere il contagio e quindi di essere tranquilli da questo punto di vista, dà una maggior soddisfazione a tutta l'opinione pubblica e anche una testimonianza di un buon lavoro fatto da parte della Regione Umbria. È in giornate come questa, direttore, che si riscopre la centralità, l'importanza della prevenzione e della medicina territoriale. Sicuramente io da tempo sto cercando di spiegare come il territorio deve avere una sua centralità. C'è stata una visione ospedalocentrica, è giusto che ci sia, ma oggi gli ospedali devono essere più snelli, devono dare risposte immediate ai cittadini, ma poi c'è bisogno di un territorio forte che se ne prenda carico e nello stesso tempo faccia anche da filtro per i ricoveri. Questo è un esempio ottimale, virtuoso di come il territorio può operare bene. Stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria? Sì, stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria. Non bisogna abbassare la guardia, ancora oggi c'è qualche persona che viene seguita a domicilio, in isolamento domiciliare, però sono molto fiducioso che le cose possano andare bene.